Assessore, una manifestazione Calabria straordinaria all'interno appunto di Calabria straordinaria, è insomma una manifestazione unica, è fatta soprattutto per anticipare un attimino l'estate. Sì, e fra i 20 eventi sportivi agonistici non professionistici abbiamo lasciato alla fantasia delle associazioni non necessariamente sportive, perché io mi occupo di turismo, quindi quello che ci interessava era riempire spiagge, hotel, ristoranti, ciascuno con lo sport che insomma era portava più affluenza. Ad esempio abbiamo degli eventi riguardo al biliardo, il 14 saranno a settembre, quindi tutto questo per destagionalizzare, cioè avere più gente prima dell'estate piena, che appunto per noi è luglio-agosto, quindi non serve l'assessorso marzo per portare la gente ad agosto, c'è sempre stata, vogliamo qualificarne la presenza. Penso alla giornata di oggi, tra l'altro in questo evento vedo abbastanza testimone, insomma, la Marini, Corona, che servono, insomma, sono quell'elemento che in tutte le spiagge italiane, in tutte le località turistiche, insomma, arricchiscono di curiosità e garantiscono che gli hotel, come mi pare anche in questo weekend, che non è mai accaduto in Calabria, siamo abbastanza sold out in tutte le zone, non soltanto in questa spiaggia. Oggi diciamo uno sport che sport non è, ma che comunque diverte, un'idea nuova, insomma è le idee innovative che bisogna andare per destagionalizzare, o è necessario, insomma, lei si occupa anche molto di food, per esempio alla Mesa abbiamo assistito alla creazione anche di un'accademia, food e divertimento? Ma è tutto, noi siamo Calabria straordinaria, non è parlare soltanto all'esterno. Noi editeremo, sto per presentare una legge, un testo unico sul turismo, dove nella scuola primaria e secondaria diremo e va insegnata la nostra storia, se si pensa a Crotone c'è Pitagora, se si pensa all'enogastronomia qua vicino, diciamo, c'è il morsello, morseddro come si chiama, quindi che sia sul piano enogastronomico, cultura, sia sulle bellezze paesaggistiche. E noi siamo una terra straordinaria, dobbiamo soprattutto saperlo noi, c'è sempre un autolesionismo dominante, siamo più raggiungibili di altre regioni, ma c'è sempre quello che si sveglia la mattina e dice ah, ma però, come anche sul mare, il presidente Occhiuto sta facendo un grande lavoro, è ovvio che io tra l'altro non ho la responsabilità del mare, ma l'assessorismo mi interessa tutti i giorni, si miglioreranno quei pochi punti di debolezza che insistono soprattutto su una fascia tirrenica, qui il mare è stupendo, ma nel frattempo mettiamo a fuoco i punti di forza. Bene, poi il mare girate a vedere. Okay. Eccoci! Valeria Marini di nuovo in Calabria per il Matt Fest. Sì, meraviglioso. Amo la Calabria, amo il mare della Calabria, amo i calabresi e amo l'accoglienza che mi fanno sempre. Un pensiero insomma sull'accoglienza e sul nostro mare e su questo festival. Meraviglioso, tutto meraviglioso, soprattutto il mare, soprattutto io sono stata battezzata artisticamente da un calabrese che è Nini Pingitore, che ancora ringrazio, e quindi per me esatto, per me qui è casa e quindi mi riservano sempre un'accoglienza incredibile, quindi grazie, baci stellari a tutti, è uscito il mio nuovo pezzo, Baci Stellari Besame, che è già una hit, un successo, e quindi grazie, ballatelo tutti, Baci Stellari. Riguardo le nuove avventure televisive? Sì, no, adesso a settembre, c'ho degli eventi per legati al pezzo musicale, ma per settembre. Grazie a voi, grazie. Calabria straordinaria, è questo il progetto che porta avanti la regione, insomma un pensiero sulla nostra regione che quest'anno vede diversi VIP, insomma qui. Ringraziare gli assessori, le persone che lavorano, che riescono a fare questi eventi, perché è una terra bellissima, però da un punto di vista del turismo, ma anche parlo di un certo tipo di ambiente, è un posto che ancora è molto florido di tantissime anche attività imprenditoriali, quindi bisogna sviluppare questi posti che sono veramente belli. Tu cosa punteresti per la nostra regione? Ma io sono stato l'altra volta, come si chiama, non venivo da tanto tempo in Calabria, ho trovato dei posti veramente veramente incredibili, cioè è una terra che non ti immagini, ma che per l'estate, per le vacanze potrebbe essere veramente un punto di riferimento anche per tante persone internazionali. I tuoi progetti invece? Un po' più corto. I tuoi progetti, se possiamo chiedertelo? Ma io lavoro sempre alla mia agenzia di comunicazione, l'anno prossimo farò un programma televisivo, poi un anno e mezzo me ne vorrei andare in America.
Ospite del Matt Festival anche Saverio Riccelli, giovane TikToker calabrese. Abbiamo visto già tantissimi che si fanno la foto con te. Allora, qual è il segreto del tuo successo, Saverio? Vabbè, innanzitutto io ho portato dei vari format su TikTok, che sono 4 anni che ho cominciato ad usare questa applicazione, quindi ho portato prima il format del paesaggio, è andato poco e niente, poi ho lavorato nell'edilizia in Francia e ho portato i format riguardo il lavoro che facevo là e non è andato più di tanto, poi ho svolto questo lavoro qua in un'azienda di animali e ho portato questo format qua a mostrare alle persone il lavoro che svolgevo tutti i giorni, quindi è partito tutto da questo. E sei molto apprezzato, porti un po' anche di quello che è un lavoro che sembra umile, ma forse è quello che insomma, al quale siamo destinati, perché è quello che valorizza anche di più, a mio avviso, l'essere umano. Ci sono tanti bambini che vogliono fare la foto con te, insomma, che ne pensi di questo festival? Questo festival è il top. Oggi abbiamo iniziato come primo giorno, domani ci sarà anche di più gente, quindi sono entusiasta di questa cosa qua, quindi mi fa piacere tantissimo essere ospite al Matt Festival quest'anno. Le persone che ti accolgono, i locali che ti chiamano, hai cambiato vita o sei il ragazzo semplice di sempre? No, io sono rimasto sempre lo stesso, quindi non ho cambiato niente, perché se cambi poi non vai più di tanto avanti, quindi basta restare con i piedi a terra sempre come sei partito, quindi umile, sincero e così. È un solo un gioco o vuoi continuare in questo settore dello spettacolo? No, voglio continuare, speriamo che va tutto bene. Quale sarebbe il tuo sogno? Vabbè, io la vivo giorno dopo giorno, quindi non ho sogni, la prendo ogni giorno come viene. Allora, insomma, diciamo, ripetiamo davanti alle telecamere il motto e la frase che ti ha reso famoso. Manu è e comuniamo.